Buongiorno ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere quello che ho preso da Lidl qualche giorno fa. Sono andata per provare le cose americane perché questa settimana sono usciti alcuni prodotti, alcuni cibi americani, dalle cose dolci alle cose salate. Quindi sono andata a dare una sbirciatina e ovviamente ho voluto provare qualcosa, quindi li ho presi e li ho portati qui a casa. Farò quindi una sorta di svuota la spesa, diciamo così. Adesso preparo tutto qui sull'isola. Prevalentemente vi dico già, anzi, ho praticamente preso soltanto cose dolci. Di salato non ho preso niente, c'erano tante cose come ad esempio la salsa per gli hamburger, le patatine piccanti, le patatine al barbecue, c'era il bacon da fare grigliato, c'era la pizza, c'era la carne per gli hamburger. C'erano un po' di cose, però io mi sono orientata completamente sui dolci. Quindi adesso preparo tutto così vi faccio vedere quello che ho trovato. Faccio vedere velocemente tutte le cosine che ho preso, poi ovviamente ve le mostro nel dettaglio e mi sono resa conto adesso nel svuotare tutto che ci sono alcune cosine che non c'entrano niente con questa collezione americana, chiamiamola così, però già che ci sono ve le faccio vedere lo stesso. Parto quindi dai prodotti che non c'entrano con questa collezione, chiamiamola così. E parto da questo che è l'unico prodotto surgelato, così poi lo metto subito in freezer. Ho provato a prendere le capesante sgusciate e congelate, un antipasto gourmet per le occasioni speciali. Sono 200 grammi, queste le ho pagate, se non ricordo male, sui 5,90 euro. Io queste le adoro, è fatte al forno gratinate con un po' di pan grattato, olio, sale e un po' di grana. Cioè, davvero mi fanno impazzire, quindi ho voluto provare a prendere queste di Lidl che in realtà non ho mai provato, quindi speriamo in bene. Poi ho preso le caramelle di Halloween, visto che fra qualche giorno sicuramente qualche bambino passerà qui a casa a suonarci per chiedere qualche dolcetto. Sono tutte caramelle gommose, confezionate singolarmente, quindi sono sicuramente pratiche da dare ai bimbi che vengono a suonare. Poi ho preso questi due dolcetti, queste due tortine, monoporzioni da mangiare magari la sera se abbiamo voglia di qualche dolcetto al posto dello yogurt. Questa è panna cotta al caramello, c'era anche frutti di bosco e alla fragola e sono due confezioni da 100 grammi l'una, non le ho mai provate quindi speriamo anche queste in bene che siano buone. A me la panna cotta piace molto e ogni tanto insomma mi piace mangiarla, mangio volentieri. E poi ho preso il crème brûlée, la cosa che mi ha stupito di questi è che sono in vetro, il vasetto è in vetro, cioè fantastico. Non ricordo i prezzi, però comunque massimo 1,50 euro, non di più. E anche il crème brûlée mi piace molto, quindi insomma ho voluto prenderli come sfizio ed averli in frigorifero al posto del solito yogurt. Sempre restando a tema yogurt, ma passando finalmente a questa edizione speciale americana che in realtà si chiama McKennedy American Way, ho preso 5 varianti di yogurt. In realtà ce n'erano, c'erano più di questi gusti, se non ricordo male. Oltre ai gusti che ho preso io c'era anche il mirtillo, la torta alle mele e forse anche qualcos'altro che adesso mi sta sfuggendo. Io ho preso 2 di cheesecake, 2 yogurt alla cheesecake. Mi incuriosiscono tantissimo, amo la cheesecake, è uno dei miei dolci preferiti e quindi sono super curiosa di provarli, di provare questo gusto. Poi ho preso il classico cookie, poi ho preso lo yogurt con il caramello, eccolo qui, e poi come ultimo gusto ho preso lo yogurt al gusto di popcorn al caramello, popcorn caramellati. Mi incuriosiscono tutti tantissimo, ma quello che mi ispira di più è ancora questo alla cheesecake. Adesso vado a metterli tutti in frigorifero e mi sono resa conto che ho fatto decisamente scorta di yogurt e dessert per questa settimana, siamo decisamente a posto. Mi è venuto in mente adesso, ragazze, che in realtà non sono finiti qua gli yogurt perché ho preso anche
questa confezione di 3 cheesecake alla fragola, sempre della collezione americana. Sono 3 tortine cheesecake con sopra la glassa alla fragola. Anche queste, ovviamente, inutile dirlo, mi ispirano tantissimo. Probabilmente stasera dopo cena provo una di queste. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete già provato questa collezione, ogni tanto comunque so che da Lidl propongono, perché anche in passato mi è capitato di vederla. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piacciono, io sono molto molto curiosa. Ho preso questa confezione di mini muffin al doppio cioccolato e sono davvero minuscoli. Tra l'altro adesso, visto che mi sta brontolando la pancia, ne voglio assaggiare uno. A parte che c'è un profumo buonissimo di cioccolato, guardate quanto sono piccoli, sono davvero mignon. Momento assaggio, vediamo un po' com'è. Assaggio in diretta. Buono, molto molto buono. Sono davvero piccoli e sono parecchi, perché sono 225 grammi di mini muffin. E l'unica cosa negativa è che non sono confezionati all'interno singolarmente, ma sono tutti sciolti, quindi una volta aperti sono da consumare abbastanza velocemente. E poi ho preso un'altra confezione di mini muffin, stavolta con le gocce di cioccolato. Questi non vado ad aprirli, perché avendo già aperto quelli prima voglio finire quelli, poi aprirò questi. Non so perché, però mi ispiravano di più gli altri, tutti al cioccolato. Poi ho preso questi, che sono dei biscottini ricoperti di cioccolato con all'interno la crema di arachidi. All'interno ci sono 42 biscottini, chiamiamoli così, e ho notato che qua dietro si è aperto. Però, ok, cosa positiva, sono tutti confezionati poi singolarmente come un classico cioccolatino. Lo vado ad assaggiare. È abbastanza piccolino. Buonissimo. Sono davvero buonissimi, sono praticamente identici a quelli che si trovano in America con la confezione arancione. Ora non ricordo il nome, però so che in America li avevamo presi, li avevamo provati e praticamente sono identici. Sicuramente Ste stasera, quando vedrà tutte queste cose, mi sgriderà, perché lui è molto più bravo di me in questo, riesce a resistere un pochettino di più. Io invece mi faccio sempre tentare, specialmente quando vado al supermercato, però ovviamente ci concediamo sempre qualche sfizio, qualche cioccolatino, come è giusto che sia. Poi ho preso, ovviamente per non farci mancare troppe schifezze, ho preso anche i mini brownie. Questi sono con pezzi di cioccolato e sono 8 barrettine, sono probabilmente confezionate. Adesso li vado ad aprire. Sono tutte confezionate singolarmente come immaginavo e sono piccolini, me li aspettavo un pochettino più grandi, invece sono così piccoli piccoli. E poi ho preso quest'altra confezione, sempre mini brownie, ma questi con all'interno pezzi di nocciola. Ovviamente questi non vado ad aprirli perché sono identici e non vado neanche a assaggiarli, perché altrimenti mi rovino la cena. Non ricordo quanto li ho pagate queste cose, però comunque non tantissimo, un prezzo onestissimo. Poi restando a tema barrette, ho preso anche queste qui ai cereali. Si era interrotta la videocamera, dicevo, ho preso queste barrette ai cereali con cioccolato e caramello. C'erano anche con alla vaniglia, tipo sì, vaniglia o marshmallow, ora non ricordo con esattezza, tutti bianchi. Ho preferito provare questi al cioccolato e caramello. Devo dire che le barrette con i cereali mi piacciono molto, come mi piace tantissimo la torta di Mars, che tra l'altro in questi giorni devo fare. Poi ho preso il preparato per pancake, dovrebbero uscire circa 12-14 pancake, c'è proprio già la miscela semplicemente da versare in pentola, anzi no, no, perché sento che c'è farina all'interno, quindi ci sarà da aggiungere, infatti c'è scritto, aggiungere 400 ml di latte. Quindi poi sì, si prepara la miscela e i nostri pancake sono pronti per essere cucinati. E poi ovviamente non potevo farmi scappare
lo sciroppo d'acero, assolutamente no, è una confezione bella grande questa, sciroppo d'acero canadese tra l'altro, una volta aperto conservare in frigo, è davvero tanto perché ci sono 250 ml di prodotto e per noi che non siamo consumatori abituali di sciroppo d'acero è decisamente parecchio, però con i pancake davvero è la fine del mondo. Poi l'ultima cosa che ho preso, ripeto c'erano tante altre cose, io ho fatto una selezione però c'erano davvero tante, tante altre cose e tante cose salate che però io non ho preso, ho preferito orientarmi sulle cose dolci. L'ultima cosa che vi faccio vedere che ho preso sono i popcorn dolci al caramello, un po' glassati al caramello, non mi sembra che ce ne sia tantissimo come quelli del cinema, al cinema i popcorn sono super super caramellati, qua sì c'è un po' di caramello però non sono completamente ricoperti, sono 250 grammi contenuti all'interno di questo secchio che mi sa troppo di America. Vi ho fatto vedere tutte le cose che ho preso, non sono tantissime però ci tenevo a farvi vedere queste specialità americane, chiamiamole così. Fatemi però sapere qui sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere un classico svuota la spesa, quindi con tutte le cose che si comprano al supermercato. È un video che io guardo volentieri, ogni tanto mi piace guardarli però non li ho mai fatti, quindi se vi può far piacere scrivetemelo qua sotto così magari mi organizzo e nelle prossime settimane ne registro uno. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Io adesso vado a sistemare tutto quanto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!